Oggi voglio parlarti di sviluppo del potenziale. Che cosa intendiamo per sviluppo del potenziale? Semplicemente il portare alla luce e il concretizzare, quindi tradurre nella nostra vita pratica, concreta, tutte le risorse inesplorate che abbiamo dentro. Ognuno di noi infatti ha veramente tanti talenti, tante risorse, ma tende a sfruttarne, a mettere in atto pochi. E la domanda che sorge spontanea è: perché accade questo? Per capirlo bene ti propongo di tornare un attimo indietro nel tempo, o meglio di osservare i bambini piccoli, perché ognuno di noi è stato un bambino e porta avanti nel tempo delle cose che possiamo capire meglio se guardiamo un bambino. Vedi un bambino piccolo e nota che è evidente a quell'età che il bambino è mosso da due bisogni fondamentali. Uno è il bisogno di sicurezza, che esprime stando vicino, attaccato alla mamma o alla persona che maggiormente si occupa di lui. L'altro è il bisogno di esplorazione. Se noti un bambino che entra in una stanza nuova, che cosa farà? Da un lato tenderà prima a stare vicino alla madre per sentirsi sicuro, poi man mano che osserva la stanza, se vede dei giochi, se vede altri bambini, se vede altre persone, tenderà a staccarsi un po' dalla madre, stando sempre attento che la madre rimanga là per osservarlo, e a esplorare, a muoversi nell'ambiente, a capire, a conoscere. Bene, questi due bisogni, da un lato la sicurezza e dall'altro l'esplorazione, quindi la libertà, la conoscenza, sono i due bisogni che rimangono in ognuno di noi, anche nella vita adulta. Perché allora non realizziamo il nostro potenziale? Perché siamo presi da queste due forze che molto spesso vediamo in contrasto. In realtà queste due forze non sono in contrasto, ma l'esperienza che ho fatto in questi 15 anni, in cui ho avuto la fortuna e il piacere di incontrare veramente migliaia di persone, mi hanno fatto capire che c'è uno schema sostanzialmente identico in ognuno di noi, cioè la mancanza di equilibrio tra queste due forze. O prediligiamo la sicurezza, quindi l'appartenenza a gruppi, famiglie, amici, associazioni, ma anche appartenenza alle nostre abitudini, alle nostre routine, perché quello ci dà sicurezza, ci fa sentire che c'è poco cambiamento e quindi ci fa stare apparentemente tranquilli, oppure prediligiamo la libertà e quindi abbiamo momenti di grande entusiasmo in cui vogliamo cambiare tutto. In realtà però noi siamo esseri armonici, o almeno dovremmo esserlo, che vuol dire che è nell'equilibrio che troviamo il nostro vero potenziale e riusciamo ad esprimerlo. Non dobbiamo né rinunciare alla sicurezza né rinunciare alla libertà. Che cosa succede quando rinunciamo alla sicurezza? Che ci sentiamo persi, spauriti e sostanzialmente vogliamo fare tutto ma non prendiamo niente. Sentiamo poi qualcosa che ci chiama a voler tornare a questo bisogno di sicurezza. Che cosa succede invece quando prediligiamo la sicurezza e abbandoniamo la libertà? Che ci sentiamo insoddisfatti, perché la nostra vita è sicura, ma è sempre la stessa, è piatta, non soddisfa il nostro bisogno di esplorazione del mondo. Come fare a trovare questo equilibrio? Oggi voglio darti una semplice ma potentissima tecnica pratica che può veramente sbloccare il potenziale. Partirei da un punto. Ogni volta che noi vogliamo cambiare qualcosa, solitamente poi abbiamo paura di farlo. E questo avviene per un motivo semplice, perché quando sappiamo cosa cambiare, lo vediamo lontano nel tempo, quindi dico voglio cambiare lavoro, per esempio, e che succede? Che vedo questo obiettivo, lo vedo lontano e penso che mi toglierà la sicurezza di tutto quello che ho. Nel cammino perderò sicurezza, quindi la paura mi blocca. In realtà la paura però è sempre quella che mi blocca dal momento in cui vedo il mio obiettivo, ho chiaro il mio obiettivo, al primo passo concreto. È un po' quello che si chiama il blocco dello scrittore. È facile immaginare di scrivere un libro, però poi quando devo compiere il primo passo concreto, quando devo buttare giù la prima pagina, mi blocco. Oggi voglio darti questa tecnica per sbloccare il cambiamento. La tecnica si chiama tecnica dello scalatore
È molto semplice, ma credimi, è molto molto potente. Come funziona questa tecnica? Innanzitutto devi avere un tuo obiettivo. Pensa a qualcosa che vuoi realizzare. E quando pensi all'obiettivo, pensaci liberamente. Una volta che hai chiaro l'obiettivo, fissa due punti precisi. Uno è oggi, in questo momento. Se lo dovessi fare io, direi oggi sono qua a parlare con te, a parlare davanti alla mia videocamera. E fra 7 mesi voglio aver realizzato questo obiettivo, scrivere il mio libro, aver scritto il mio libro. Quindi i due punti che avrò sono: oggi sono qui seduto davanti a te, fra 7 mesi ho in mano il mio libro, già stampato. Una volta che ho questi due punti fermi, disegnerò un percorso in 10 passi, ma lo farò in un modo molto particolare, come gli scalatori disegnano le loro scalate, il percorso della scalata, ovvero partendo dalla cima e tornando indietro. Quindi i passi li disegnerò a ritroso, che vuol dire semplicemente che parto dal passo numero 10, che è ho in mano il libro, metto una data, e quindi siamo a ottobre, il 12, mi do un po' più di tempo, il 12 giugno avrò la prima copia del mio libro in mano. Quale sarà il passo numero 9? Per esempio, il 7 giugno ho chiamato il mio editore per chiedere quando avrebbero spedito le prime copie stampate, quando avrei potuto avere in mano la mia prima copia stampata. Qual è il passo numero 8? Un mese prima ho consegnato la mia stesura definitiva al mio editore. Qual è allora il passo numero 7? Il passo numero 7 sarà che ho corretto l'ultima volta la bozza e mi sono accertato che tutto andasse bene. Qual è il passo numero 6? E così tornando indietro finché arriverò a qual è il passo numero 2? Quello che sta subito dopo oggi che sono qua a parlare con te è, per esempio, stabilire l'argomento del mio libro e lavorare sull'indice, quindi sugli argomenti che andrò a trattare. Che cosa succede? Che, come vedi, andando a ritroso ho subito chiaro il passo numero 2, che è l'unica cosa su cui dovrò concentrarmi. E questo ha un sacco di vantaggi. Innanzitutto elimina la paura, perché la paura è quando vedo da oggi che sto qua a parlare il mio libro, quindi mi spaventa tutto quello che dovrò fare, non ho nemmeno chiaro tutto quello che dovrò fare e ovviamente mi spavento. Quando invece ho chiaro che devo concentrarmi sul stabilire precisamente l'argomento che tratterà il libro e tirare giù un indice con i sottoargomenti, la paura letteralmente scompare. Una volta che ho realizzato il passo 2, saprò che dovrò concentrarmi solo sul passo 3, che potrà essere iniziare a scrivere il primo argomento, ma non in ordine, per esempio, scegliendo quello che tra quelli che ho messo nell'indice mi piace di più. Quindi ho anche molta più flessibilità. Applica questa tecnica. Te la ripeto, te la sintetizzo. Passo numero 1, sono qua. Il momento preciso in cui stai scrivendo i tuoi passi. Passo numero 10, visualizzi, hai chiaro, concreto il tuo obiettivo con una data e a ritroso disegni gli 8 passi che mancano fra questi due. Ovviamente facendolo dovrai tornare sui passi, correggerli finché il tuo scalatore, la tua scalata all'obiettivo non sarà esattamente quella che vuoi. Ma credimi, ti accorgerai che ragionando a ritroso sblocchi letteralmente la mente e ti liberi dalla paura di realizzare un tuo obiettivo. Ovviamente, se ti liberi dalla paura di realizzare un obiettivo, permetti a un tuo talento, al tuo potenziale di emergere. Prova questa tecnica e fammi sapere come va, perché è una tecnica veramente, veramente potente. Ti auguro una splendida giornata. Ciao!